Siamo con Loretta al canile di APA, Associazione Protezione Animali. Siamo verso l'estate, torna sempre vivo il problema dell'abbandono degli animali, però mi dici che l'abbandono non c'è soltanto in estate, c'è per vari motivi. Allora, gli abbandoni sono costanti e continui, 365 giorni all'anno, ma in questo periodo sono in aumento, praticamente tutti i giorni da 1-2 cani sono sempre in arrivo. Ma la cosa preoccupante che stiamo valutando proprio in questi mesi sono le rinunce di proprietà. Purtroppo rinunce di proprietà sembra quasi di parlare di una macchina, di un motorino, perché non si dovrebbe neanche utilizzare questa, ma purtroppo gli animali sono considerati non per tutti figli, ma cose. Chiusa questa parentesi, ci sono troppe persone che o acquistano animali non adatti alla loro persona, o hanno problematiche familiari che poi il cane non può più essere tenuto a casa. Insomma, mille motivi, mille storie, i primi a rimetterci sono gli animali, ma il nostro rifugio, essendo anche comunale, non può ospitare cani di proprietà. Quando si può, si fa, o si cerca di essere un collante magari fra la richiesta e la rinuncia, però non è possibile perché il serbatoio è pieno, quindi troppe rinunce, troppi cani presi senza consapevolezza e cosa succede? Che questi animali non si sa che fine fanno, o vengono tenuti male, o vengono chiusi nei garage come che è successo. Quindi vorrei fare una preghiera, se tramite te, tramite Chioggia Azzurra riesco a intercedere per le persone che non hanno tanta cultura, di pensarci bene prima di prendere un cane. Qua in canile noi siamo strapieni di American Staff, di Pitbull, di Mode. Ecco, di cani importanti. Questi cani, a parere mio, andrebbe fatto un bel brevetto, non più le cucciolate casalinghe, e anche qua dovrebbe intervenire un po' le istituzioni e cambiate un po' le leggi, pagati tanto, in modo che si filtrerebbe le persone che possono prendere questa tipologia di cani, e fatto un bel patentino, cioè che la gente sappia che il cucciolo quando cresce non è più il cucciolo amore tesoro, ma è un cane impegnativo. Io personalmente ne ho uno, ne ho avuto un altro, non ho mai avuto problemi. Perché? Perché ho cercato di educare il mio cane nel migliore dei modi. Esistono anche dei professionisti che ti aiutano in questo, che hanno proprio le capacità di correggere anche gli errori di qualche cane, insomma qualsiasi tipo, da Chihuahua a Rottweiler all'American Staff. Sono tutti gestibili se seguiti. Quindi, da qualcuno. Non esistono cani cattivi, esistono proprietari irresponsabili. Quindi prima di prendere un cane dobbiamo pensarci, perché finché la richiesta tipo stamattina di una signora che deve andare all'ospizio e ha una cagnolina di 11 anni è comprensibile, quindi si cercherà di aiutarla. La signora lo stesso stamattina che ha un altro cagnetto di 8 anni di taglia piccola, che ha problemi familiari veramente gravi, si cercherà di aiutarla. Ma quando si cominciano il Rottweiler, il Pitbull, l'American Staff, il Bull Terrier, cioè ragazzi non siamo mica fatti de ferro, il nostro rifugio fra l'altro non ha neanche una capienza grossa e dobbiamo prendere solo cani vaganti nel territorio. I cani di proprietà non è possibile farli entrare, quindi bisogna mettersi nell'ordine delle idee: chi non vuole il suo cane deve entrare dentro le pensioni e si mette in lista. Purtroppo è brutto da dire, perché tanti dicono: ma che volontari siete? Siamo proprio volontari che cerchiamo di aiutare più che si può, ma miracoli non ne facciamo. Per cui la prima cosa sarebbe da responsabilizzare sull'adozione dell'animale, certo. Non prendersi responsabilità di cani con cui non si sa, esatto, come si va a parare, o che hanno bisogno di tanta assistenza per seguire un percorso per essere gestibili. Ma neanche tanta assistenza. Quando il cane ha 6, 7, 8 mesi e si vede magari, non so, che il abbaia, che comincia a saltare, esuberante. Si va da un professionista che qua in zona ce ne sono e che ne sia anche tanti che miratti, sono dei professionisti proprio su una tipologia di cane, con un po' di lezioni, e ti regola il cane e ti ha un gioiello, perché bisogna vivere e convivere con il cane, non deve essere uno stress e vien qua e non stare andare di là. Non va bene, cioè bisogna che il cane sia un piacere, un componente della famiglia, e dopo è sbagliatissimo prendere il cane per metterlo fuori a fare la guardia. Fare la guardia segue gli antifurti. Il cane fa la guardia dentro, perché se sente un rumore particolare ti avvisa che c'è qualcosa che non è comunque un componente della famiglia, perché i rumori sono diversi. Cioè il cane non nasce cattivo, nasce normale come i bambini. Dopo sta a noi educare bene o male il cane, perché è un dato di fatto.
Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, a Chioggia.